ragazzi, bentornati a Wannabia Pro. Nell'allenamento di oggi confronteremo la parata di piede con il levagamba. Noi siamo pronti, e voi? Cominciamo! Nella prima esercitazione partiamo sempre da una posizione centrale per poi far sì che il portiere effettui uno spostamento sulla diagonale in cui ci sarà l'allenatore. Molto importante, qua cerchiamo di lavorare sempre su delle distanze ravvicinate, questo perché tendenzialmente queste gestualità tecniche andiamo a svolgerle sempre con distanze abbastanza ravvicinate. Chiaramente c'è da dire che non esistono solo queste due parate, possibilità di parate da un tiro in diagonale. Sappiamo che c'è la raccolta e c'è la parata con un tuffo. Esatto. Queste vengono fatte magari se non siamo perfettamente in posizione corretta. Solitamente, almeno io, effetto la parata di piede quando sono leggermente indietro col corpo, perché non riesco magari a aprire il passo per spingere e di conseguenza, avendo le leve molto lunghe, mi aiuto con i piedi. La parata leva gamba, invece, magari sono in posizione corretta, è un tiro abbastanza vicino al mio corpo, quindi con un passo spinta non riuscirei, diciamo, a intercettare la sfera nel migliore dei modi, e di conseguenza, essendo una via di mezzo fra il tuffo e fra la parata con i piedi, riesco con il levagamba a essere molto rapido, perché sfrutto la forza di gravità per scendere in modo veloce e riesco ad afferrare la sfera senza magari neanche deviarla. Esatto. Nel levagamba la gamba appunto può essere levata frontalmente o posteriormente. Ci sono delle preferenze, io solitamente la porto sempre dietro. Perché la porto dietro? Perché chiaramente portandola dietro il mio corpo è in diagonale in avanti, quindi una deviata, diciamo, viene sempre nella zona dove io preferisco, dove magari manca l'attaccante. Se facessi il levagamba con gamba portata anteriormente sarei un pochino più passivo, subirei la palla, sì, avrei magari maggior spazio di guadagnerei un pochino di spazio, però sarei un pochino più passivo. È soggettiva, io preferisco farla così perché le mie caratteristiche antropometriche mi portano a fare questo. Esattamente. Come consiglio di oggi vi dico che questa palla in diagonale può essere svolta in quattro modalità. La prima modalità è con una raccolta, come abbiamo visto nei primi video. La seconda modalità è con una parata a tuffo, quindi spingendo. La terza modalità è con il piede. La quarta modalità è con il levagamba. Oggi le abbiamo viste solo le ultime due, ma sappiamo che ci sono tutte e quattro. Ve le faccio vedere. Molto frequente è non bisogna esasperare sempre leva gamba. Va bene magari sulle palle ravvicinate dove non riusciamo a arrivare coi piedi, ma nelle palle forti in diagonale non bisogna sempre fare leva gamba, tante volte serve la spinta, quindi non abusiamo del leva gamba. Ciao ragazzi, l'episodio di oggi è finito, cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, se avete qualche domanda o dubbio noi saremo pronti a rispondervi. Alla prossima puntata, ci vediamo settimana prossima, ciao.